Gentili telespettatori, buona giornata. In Italia o in ambasciata, Ilaria Salis, l'errore del giudice che può stravolgere il processo. Siamo sicuri che è stato un errore quello del giudice di comunicare l'indirizzo della Salis? Non è che è stato un finto errore per poi dire: ah caspita, abbiamo rivelato l'indirizzo della Salis, portatela in ambasciata italiana così sta lì e poi dall'ambasciata italiana la trasferiscono in Italia? Non lo so se davvero il giudice ha fatto un errore così grosso di dire pubblicamente l'indirizzo, il numero civico dove è, ci sono gli arresti domiciliari di Ilaria Salis. Punto di domanda, io faccio la domanda, non è che sto accusando nessuno, ma faccio una domanda. Sarà davvero un errore giudiziario o un errore voluto? Perché adesso il processo potrebbe essere stravolto. Trasferirla in ambasciata o riportarla in Italia. Il processo viene aggiornato al 6 di settembre, guardate che siamo a maggio, giugno, luglio, agosto, 3 mesi, il processo è aggiornato a 3 mesi. Intanto succede che in aula il giudice ungherese Joseph Szotz, non so se si pronuncia così, ha infatti rivelato l'indirizzo dell'albergo di Budapest dove la Salis sta scontando da un giorno gli arresti domiciliari dopo la scarcerazione. Quindi io pensavo che l'albergo era una presa in giro di alcuni giornali, in realtà, da quello che ho capito, è proprio un albergo. Uno svarione procedurale che ha provocato le furiose proteste del padre di Ilaria, Roberto Salis. Ci sono state una serie di informazioni ed infrazioni gravissime. Il giudice che faceva il pubblico ministero con una visione di parte, e la cosa più grave è che abbiamo assistito a una tutela fuori del comune per la vittima, mentre per l'accusata italiana Ilaria, candidata capolista AVS, è stato bellamente diffuso l'indirizzo di residenza, il suo domicilio, dove rischia ovviamente lei, ma rischiano anche altri cittadini italiani che sono lì ad aiutarla. Perché credo che, data la sua candidatura, ci saranno delle persone lì, tipo ufficio stampa, magari lei ha la sua stanza e magari altri italiani hanno altre stanze dove stanno organizzando la campagna elettorale, un vero e proprio ufficio stampa. Da questo sembrerebbe quello che dice il papà Roberto Salis, perché dice appunto... rischia ovviamente lei, ma rischiano anche altri cittadini italiani che sono lì ad aiutarla. E poi dice, aggiunge, ora abbiamo una situazione assolutamente ingestibile, dove è bene che il governo prenda immediatamente posizione. Però quale governo? Quello italiano o quello ungherese? Ci sarà un'interpellanza di AVS al più presto, ma il governo deve fare in modo che Ilaria venga portata immediatamente ai domiciliari in Italia o che Ilaria venga ora trasferita in ambasciata. Non è possibile tollerare un rischio di questo tipo. Il riferimento è alle possibili ritorsioni politiche di gruppi neonazisti che potrebbero vendicarsi di Ilaria Salis. Quindi Roberto Salis l'altro giorno, quando i soldi tardavano ad arrivare, aveva detto: perché il governo non fa da garante? Garante non vuol dire tirar fuori i soldi, far da garante vuol dire non vi preoccupate, stanno arrivando, garantiamo noi per lui, per Roberto Salis, i soldi sono in viaggio, mandatela ai domiciliari senza aspettare, perché a volte infatti ci sono voluti 6 giorni, anch'io ho fatto una cosa del genere, ci sono voluti 5 giorni, tolti 2 giorni, torto sabato e domenica, 3 giorni lavorativi tutti. In altri casi arriva dopo 5 minuti, non so dirvi perché, dipende da alcuni paesi, però il Roberto Salis, il padre, aveva detto che avrebbe gradito magari lo Stato italiano che garantiva questi
che stavano arrivando questi soldi. Oggi Roberto Salis chiede che il governo italiano intervenga per portarla ai domiciliari in Italia o venga trasferita in ambasciata. Io l'altro giorno mi ero permesso di dire a Roberto Salis tramite i miei video che non era stato molto furbo due giorni prima dire una frase: io non devo ringraziare il governo perché questo è il loro lavoro, non devo ringraziare perché è il loro lavoro, sono pagati per quello, non per farsi gli affari loro, una roba del genere aveva detto. Realmente non è stata una frase molto furba, perché in una situazione come questa puoi avere bisogno all'improvviso delle autorità italiane, e se tu gli dici non vi devo ringraziare perché il vostro lavoro, non è propriamente una bella carta di presentazione, perché lo Stato, il governo, le autorità italiane sono formate da persone, e queste persone si possono anche sentire irritate da una cosa del genere. Poi soprattutto io non credo che il governo sia obbligato a interessarsi di queste cose, ma almeno abbiamo 2500 detenuti italiani in giro per il mondo, e i casi come questi diventano al centro dell'opinione pubblica, quando vanno al centro dell'opinione pubblica le autorità si interessano, ma degli altri 2500 italiani detenuti non li ho visti rientrare tutti in fila uno dopo l'altro. Quindi non credo che il governo o lo Stato sia obbligato a chiedere i domiciliari in Italia, obbligato a chiedere il trasferimento in ambasciata. Secondo me, se lo Stato lo fa, lo Stato, le autorità, non lo so esattamente chi, ma se dalla parte dell'Italia arriva un interesse per aiutare questa ragazza, non credo sia un obbligo, ed è per quello che forse è meglio non dire io non devo ringraziare nessuno perché devono fare il loro lavoro. Forse era arrabbiato in quel giorno lì, forse Roberto Salis era arrabbiato, gli è uscita questa frase qua. Può capitare, dopo tanti mesi di lotta per la figlia, può capitare che ti venga fuori una frase così. Però, insomma, diciamo che non è stata proprio una furbata quella frase lì. Adesso vedremo se ci saranno degli sviluppi nella situazione, ma come vi dicevo in questi giorni, secondo me, prima delle elezioni europee, la Salis torna in Italia. Ho questa sensazione, poi magari è solo così, ma è molto probabile che succeda. Grazie a tutti e arrivederci a presto.